Ciao ragazzi, Bello Trap Magazine, sono Vincenzo e KJ Aken, 16K Forever, zio. Mi sono avvicinato alla cultura del writing, all'hip hop, nell'84, al muretto. E mi ricordo che all'epoca andavo lì perché andavo a San Babila a scavallare i paninari, no? Con quelli grandi del mio palazzo. E facevo da esca, quindi davo, tipo, gli offendevo, questi ci rincorrevano, giravano l'angolo in largo Corsia dei Servi, dove c'era tutta, diciamo così, la bella gente del mio blocco popolare. Ovviamente interveniva e gli rubava tutto, proprio perché i paninari a quell'epoca avevano tutti i vestiti tutti bene, chi non c'aveva la possibilità di farlo automaticamente era un po' più affamato. E mentre succedevano queste cose qua, praticamente sentivo questi suoni provenire da quello che voi conoscete come muretto. I primi che avevano preso posizione nel genere, quello che poi è definita la cultura hip hop, avevano una decina di persone. Però mi ricordo in particolare Space, perché andando lì gli dissi che mi piaceva sta roba, che volevo partecipare. Cioè volevo partecipare, volevo cominciare a frequentare, e lui mi diede i compiti a casa, incredibile. Cioè praticamente mi diede una cassettina con un rapper underground newyorkese, Punigi mi sembra che si chiamasse il rapper, col compito di tradurlo dall'inglese all'italiano, che poi tra l'altro l'inglese è dallo slang all'italiano. Siccome io non parlo le lingue, figurati prima se le parlavo, cioè. Ho sempre fatto parlare le mani io più che me stesso. Il giorno dopo andai comunque da lui dicendogli tipo, secondo me il tipo sta parlando di criminalità, così su e giù, non avendo capito un cazzo di quello che dicesse, però cioè, avevo percepito dal modo di rappare che aveva Spunigi che parlava di cose un po' affini a quello che facevo io, e mi piacque, no? Però lui, avevo il dubbio che lui dicesse no, non va bene, quindi non potevo, cioè proprio un test d'ammissione per entrare al muretto era. Gli ho chiesto il permesso praticamente per entrare, una roba che oggi la gente dà per scontato, in realtà non è così facile, non è che se vai in giro spacchi Milano con due tag, allora sei diventato fase 2, capito? Però la gente non ci arriva, lo stesso nel rap, non è che se fai due rime allora sei diventato Jay-Z, è la stessa cosa. E questo era l'inizio lì. Poi nel muretto c'erano varie situazioni, c'era proprio lì imparai a conoscere, mi acculturai su questa che era appunto la filosofia dell'hip hop con le quattro discipline e quindi tutti dovevano fare qualcosa per poter far parte di quel gruppo, di quel collettivo. E io e il mio fratello iniziamo a ballare, anche Guè e Marra venivano al muretto, erano giovani, vedevano quei testi, si confrontavano, tutte le robe scritte. Il muretto è sempre stato un qualcosa di un punto di aggregazione. C'era Rendo che dipingeva giù nei parcheggi sotto, che una volta mi chiese se volevo aiutarlo a riempire, perché era una scusa che non aveva bisogno d'aiuto. E lì fu la prima volta che toccai la bomboletta. Però diciamo che non ero, ho iniziato a taggare, però taggavo in modo diverso dagli altri. Gli altri taggavano perché andavano in giro per Milano a dire io sono stato anche qua, o andavi a Bologna perché sono stato anche a Bologna, facevi il tuo tag per far vedere che c'eri passato. Invece io taggavo dove c'erano gli appartamenti dove potevi rubare, e quindi dove c'era la mia tag sapevo, cazzo, qui c'è l'appartamento lì, entravo e rubavo. Era una roba diversa. Poi dopo ho sviluppato quello lì a livello anche artistico, fino a diventare Apu. Nacque Aken, nome particolare che mi sono elaborato completamente dal mio nome proprio. Io mi chiamo Vincenzo, come ben sapete, che significa il vincitore. In giapponese il vincitore si dice Aken, però la I mi sembrava un po' psicoconfusa, un po' gay, e quindi ho tolto la I
Poi ero fissato con Kenny più di Barriero e quindi a Ken la prima A, la prima lettera dell'alfabeto, la A che combatte, la A Barriera, a Ken. Ma quando tornai realmente a Milano, il primo che mi coinvolse di nuovo a dipingere fu Dei. Dei, Tiziano, un fratello di voglio bene la Madonna, aveva questo muro in McMahon, non sottopassaggio, però c'è un ponte che va alla tangenziale, e feci lì un pezzo. Oggi la gente si adatta a rimanere chiusa in casa, che non è sbagliato quando lo fai, ma è sbagliato quando dici non posso fare niente perché sono chiuso in casa. Invece no, io quando è partito il Covid sono messo all'inizio a spadellare come tutti i coglioni, però dopo, perché ovviamente ero in isolamento, ero da solo, e poi dopo ho detto vabbè, cosa faccio, sto qua a piangere, a dire che cosa fa il governo, cosa non fa il governo. Cominciamo a fare qualcosa per noi stessi, poi vedi che tutto il resto viene dopo. Se fai il coglione in giro, o lo fai perché c'è necessità, è inutile farlo. Che avevo trovato una tela vecchia, 1,20 x 1,20 mi sembra, che era bianca, giù in cantina, con l'infiltrazione d'acqua si era mangiata tutta la parte sotto. Io comprai su Amazon delle bende, che curai la tela con le bende, perché l'arte va curata. La curai, da lì cominciai a ridipingere a pennelli ovviamente, perché non avevo le bombolette. E da lì ho cominciato a elaborare un'altra roba. Il limite del lockdown mi fece scattare in testa di uscire fuori di casa, della bidimensionalità, dalle regole. Adesso, unendo ovviamente tutto quello che è il mio percorso accademico, ho unito tutte le robe, ho creato questa mostra che si chiama Shanghaiken, che gioca sul concetto di Shanghai, con delle forme che ho sempre ricercato sia nelle lettere che neanche nell'arredo di casa, penso che tutti quanti. Cioè, poi provate a pensare, quando guardate una nuvola ci mette qualsiasi cosa dentro. Ma per solo quello, no? Perché lo dicono tutti. Io invece quando vedo la nuvola, oltre a vederci quello che la nuvola in quel momento mi stuzzica, mi stimola a livello di immagine stipata nel mio cervello, nella mia memoria, io ragiono anche al ciclo dell'acqua, che la nuvola è gassosa, poi dopo piove diventa liquido, poi da liquido può diventare congelato. Cioè devi essere tutto, senza perdere te stesso. In realtà è una vita che lo sto pensando, nel senso che quello che tu vedi in un quadro, anche in un trap, in realtà è il frutto di quello che tu hai sempre lavorato nel tuo cervello. Poi magari facendo delle bozze, degli outline, lo sviluppi in un certo modo e poi sviluppando la capacità tecnica di elaborazione lo fai. Praticamente la tela poi spaccata, cioè l'ho fatta unita, poi l'ho fatta esplodere. Cercare di andare oltre e di non rimanere sulla roba con la cornice. Quindi, forme che vengono riprese da forze esterne, come la nuvola, che c'è il vento, la sposta, quindi non per forza quello deve essere così, perché deve seguire questa logica di andare, deve essere di getto l'arte, come una boboletta. Invece un throw up, un window down in Piazzale della Repubblica, che era un posto incredibile, la gente non riusciva mai a farlo. Infatti vennero altre crew a chiedermi se volessi accedere nel loro crew, ma io ovviamente aspettavo soltanto la richiesta di 16K, perché era l'unico, cioè, uscivo con loro, cioè, c'è poco da fare, non è che entro in crew perché quella crew è forte, entro in crew perché fa parte della mia vita. Io ho sempre lanciato così, anche nella musica Dogo Gang, perché Dogo Gang siamo noi. Mi ricordo che a un certo punto ci fu una mostra al Quark Hotel, dove loro avevano uno stand dove esporre una mostra di writing, ovviamente. E a un certo punto Tawa mi disse andiamo fuori, è arrivato Fase, andiamo fuori. Tawa era l'unico col cellulare, tra l'altro, quell'epoca lì.
E niente, praticamente andammo fuori e mi ricordo Fazio che camminava in mezzo a questi stand di varie crew e dice, continuava a dire the shit is not right, the shit is not good, the shit, ci faceva schifo tutto, gli faceva schifo. Finché non arrivavo allo stand 16K dove c'erano anche due tele mie. Quindi già il fatto che mi avesse dato quella possibilità di esporre era preannunciare che comunque ci sarebbe stato un qualcosa. Poi fase 2 guardava, dice, i lavori, fa originale, come lettering, come tutto. Poi guardò i miei un po' e disse, adesso dice, la merda, pure questo invece no. Gli piacquero. Dopo una settimana, Tao e Caneda, la Debbie, al muretto, mi chiedono se volessi entrare a far parte del 16K. Tornai a casa e feci subito una tela. Il 16° angelo, eccolo qua. Ed ero molto contento, lo sono ancora adesso, è un bellissimo ricordo. Poi ovviamente ho dovuto mantenere poi il potere di rimanere in 16K, però non è così scontato che ci rimani. L'ultimo mi sembra che sia entrato è Fosk, che è molto forte, mi piace molto. E anche un altro che cerca sempre di evolversi, se fate caso. 16K. 16K perché la Barona, ovviamente era una Barona, era la zona 16 all'epoca sulla mappatura di Milano, quindi 16K, 16 crew. Perché poi dai 16K, quando entrai io, fecimo la versione musicale di 16K che era Armata 16. E facevo un EP di 4 tracce dove eravamo io, Tavo, Caneda e la Debbie. Sono considerati una delle crew leggendarie, non per caso, anche perché comunque appunto a parte il livello stilistico, la ricerca dei colori, degli abbinamenti, delle forme, beh, a differenza di Tavo e Caneda che hanno spaccato non so quanti treni, io ne avrò fatti 2 o 3 anche perché sono sordo. Io sono, cioè, non si sento mai, quindi quando andavano a dipingere mi mettevo Tavo da un lato, Caneda dall'altro. Poi quando arrivavano le robe, tutti dicevano scappa, scappa, capito? Perché doveva scappare? Ma io beh, in realtà non fregavo un cazzo, cioè, facevo dei crimini più grossi, all'epoca non era penale, quindi anche se mi fermavano non mi fregavo un cazzo. Tante volte mi è capitato di dipingere, fare troppi in giro per Milano, con sbirri che arrivavano, mi facevano adesso, se manca la tag, facevo la tag e poi mi portavano. Dopo quando mi portavano, prendevano i documenti, facevo gli accertamenti, fa ma scusa tu con tutte le robe che fai nella vita ti metti a fare sta minchiata. E io dicevo, non è meglio che faccio questa minchiata invece che andare a rubarti la macchina. Tac. Risposta 16K. Le risposte 16K ragazzi hanno sempre 12 facce di interpretazione. Non ci fermiamo mai alla prima. Io dico delle minchiate ogni tanto, non so se. Perché tutti quelli che criticavano i big poi erano tutti lì Pop Village. L'unico che si incazzò fu Caos, perché non che si incazzò, cioè Neffa lì fu un grande perché chiamò Caos, che non lo volevano invece, perché ovviamente lui sputava merda su tutti, capito? E invece durante il suo show Neffa chiamò Caos, e Caos fece il pezzo, mi ricordo, mi sembra BB Boy, BB Girl, che io in realtà facevo sempre freestyle, ma non avevo mai scritto veramente un pezzo. E quando sentii quel pezzo di Caos, BB Boy, mi diede proprio lo stimolo di adesso scrivere un pezzo. Mi ermano italiano, sì, scafati di Bologna, via Milano. Mi hanno detto che possiamo fare un po' di rap, Caossone. Dai un esempio di schiaffo lirico in questa faccenda. Faccio andare il teso originario prima, poi arrivo io, Ciccio, con la rima. Ehi oh, Caossone, straccia la giusta roba per la situazione, Ciccio. Questo non è un posto, questa è una prigione, lo sai. Arriva in faccia, Ci. Prigioniero dentro un incubo, mi nutro di fastidio come il folle con lo Vai. psicofarmaco. Agito più dell'isergico, ma resto lucido quel poco. Metto il nemico a fuoco, compongo i pezzi del mosaico e me la sfango. Mentre il Vai. morbo si propaga, c'è chi prepara un piano mega, prega per una via di fuga. Se da un lato c'è chi spinge la sua merda per denaro, un bivacchiero resta fiero, resta vero, anche se è prigioniero. Il Zero, caos contro gli stimolò per me, scrivere il primo pezzo, poi da lì Armata 16, da Armata 16 poi ho iniziato
a lavorare su cosa dire nei testi, ed è importante perché all'epoca facevo tutti i pezzi, la maggior parte facevano, parlavano delle quattro discipline dell'hip hop, di qua di là. Mi sono messo lì, ho cominciato a scrivere parlando di quello che facevo nella vita, che mi viene anche più facile. L'unico problema è che mi dovevo censurare finché il reato non andava in prescrizione, perché sennò era un casino. La gente pensa che adesso, come adesso, visto che sono anni che non faccio niente nella musica, abbia appeso il microfono al chiodo, come si suol dire. Invece io ho riempito il microfono di chiodi. Ho sempre scritto in realtà, però non ho la necessità di esibirmi, di, come dire, di essere la prima donna della scena. Non ho mai smesso di scrivere. No, sempre scritto, c'ho il cellulare pieno di rime, zio, c'è una trap. Adesso la trap sta andando scemando, ci sono troppe persone che vogliono fare la trap, poche che la sanno fare veramente, tutti quelli che escono fuori adesso, la maggior parte di quelli che escono fuori adesso, un bel 99,9%, sono la copia di questo, la copia di quello, come era quando c'era Dogo Gang, che la maggior parte di quelli che uscivano fuori a fare il rap dopo di noi ero la coppia di Marra, la coppia di Guè, la coppia di Jake, la coppia mia, la brutta coppia di ognuno di noi. E infatti Cosimo, che è un grande imprenditore, vide in realtà in quegli anni là le realtà in altre città, tipo Napoli, quei Kusang, Truce Clan a Roma, con i quali collaboravamo. Secondo me anche loro cercavano questo tipo di confronto. Portai 3.000 persone al muretto, tanto più che rischiai la denuncia, perché dopo 300 persone devi per forza avvisare, non so se adesso è ancora così, dovevi per forza avvisare la questura. Iniziò tutto facendo una colletta tra quelli che erano lì, e con quelli noi pagammo l'occupazione di suolo pubblico. Quindi già avevo fottuto loro il comune di Milano, perché ormai pagando l'occupazione me lo devi far fare. Sono ESA, allenarmi, c'era Caos e Sean, c'era Crula tutta l'Italia, una vera jam vera, in strada e soprattutto al muretto, che era il posto dove per me dove è nato l'hip hop d'Italia, e non solo per me. Poi ci sono altre realtà, però il muretto è il muretto. Questo va tutto cazzo. Questo con la scuda di farmi prendere il primo piano di quelli là, si sta inquadrando i quadri che devo mettere nella mostra, hai capito? E fa il furbetto, è troppo up magazine. Un culo a tutti, zio.